Allora, siamo con Lillo Invernizzi e Oscar Angeloni. Intanto complimenti, oggi una grande Italia. Vedere tutte queste tutine azzurre nei primi posti fa sempre bene. Beh, direi proprio di sì, grande gara alla prova maschile. Vederli lì, sfortunato leggermente Holz che ha perso uno sci sulla seconda discesa, era davanti al Kilian, comunque reazione da parte sua, è stato un grande, ma grande, direi grande squadra oggi, proprio grande squadra, affiatati. E da non dimenticare anche le donne, l'Elisa Compagnoni che ha fatto un garone perché classe 1990 e spuara ancora e se la gioca lì davanti. Sono contento, veramente sono veramente contento della squadra. Infatti con Lillo volevo proprio parlare dell'Elisa che oggi ha fatto una gran bella prestazione. In salita secondo me c'è, ormai si sta avvicinando molto a quelle davanti. Forse sta perdendo ancora un po' in discesa, ma penso ci sia modo di lavorare. Sì, è bravissima, non solo oggi, anche ieri è andata benissimo. Lei è sempre continua, regolare, col suo passo, ecco un pelino la discesa, comunque c'è, siamo contenti, dai. Bene ragazzi, complimenti, veramente un gran lavoro, l'Italia c'è, è sempre là avanti a battagliare, anche oggi un gran gioco di squadra. Sì, un gran gioco di squadra, hai detto bene. Noi continueremo le prossime, già la domenica prossima alla Gorai con l'altra Coppa del Mondo. Ci sarà una sprint e là spero di far bene come abbiamo fatto gli europei e poi avanti tutta con i giovani. Io punto sempre lì. I giovani rientreranno a Cima d'Asta? Sì, tutti presenti a Cima d'Asta. Solo loro però non corrono la sprint e fanno solo la domenica. Bene, allora ci vedremo tutti a Cima d'Asta e stasera in piazza per le premiazioni, grande festa. Ciao!